Un caro saluto a tutti voi amici e bentornati a un altro appuntamento con Prossima Fermata Ballo. Lo so che siete già in piedi e state aspettando che inizi il programma. Molti di voi stanno seguendo il nostro corso di country, altri devo dire che si sono affezionati al corso di mazurka. Ma poi spiego a tutti gli amici che ci seguono da casa come fare e che cosa stanno facendo gli amici, appunto, che mi hanno scritto. So che siete già pronti davanti alla televisione in tuta, io anch'io sono in abiti comodi come sempre perché appena lancio il video anch'io ballo insieme a voi, però doverosamente prima di partire col primo video devo darvi i nostri recapiti. Questo è il nostro numero di telefono al quale potete scrivere i vostri messaggi di auguri e saluti per i vostri amici e parenti, li vedrete scorrere nella barra qui sotto. Allo stesso numero potete scrivere se volete ricevere su WhatsApp, sul vostro cellulare, le nostre puntate, così le avrete comodamente disponibili, potrete vederle quante volte vorrete. So che ci sono degli amici che hanno fatto dei saluti a dei parenti, hanno voluto la puntata su WhatsApp per condividerla con loro e sono arrivati i ringraziamenti perché non pensavano di passare in televisione. Anche voi potete farlo senza problemi. Salutate i vostri amici, scrivete ai vostri amici, chiedeteci la puntata su WhatsApp e poi condividetela con loro, li farete rimanere di stucco. Credo che sia anche un bellissimo regalo di festeggiamento per compleanni, anniversari o quant'altro. Vado avanti, se volete informazioni sul nostro programma, questo è il nostro sito ufficiale sul quale trovate un po' tutto di noi, la nostra storia, quello che facciamo e tutto il mondo dedicato al ballo e alla musica che abbiamo visionato in questi ultimi anni di lavoro. E devo dire che stiamo raggiungendo un traguardo incredibile, ma ve ne parlerò nelle prossime puntate. Poi, per chiunque abbia voglia di seguirci in diretta ogni domenica alle 12:30, si può iscrivere al nostro canale YouTube. Vi arriverà un messaggino mezz'ora prima che inizi la puntata ed entrerete in puntata con noi. Subito sotto c'è l'opportunità di iscriverci e noi cercheremo di rispondervi il prima possibile, come fanno già tanti amici. Grazie a Giudice Senattico, grazie a Luigi Pecchia di Roma e grazie a Mary Merry di Tenno e tanti altri ancora. Non vorrei dare dei dispiaceri perché magari non vi ringrazio tutti, ma vedrete che i vostri nomi passano appunto qui sotto. Credo di avervi detto tutto, quindi direi che partiamo subito col nostro primo videoclip perché siamo carichissimi. E parliamo di danze latinoamericane, parliamo di salsa che tanto affascina tutti noi perché è un ballo estremamente coreografico, ma estremamente anche divertente, ricco di figure e è davvero un piacere seguire i ballerini nelle loro evoluzioni lungo la pista. Durante le nostre puntate abbiamo scoperto che ci sono vari tipi di salsa, perché in realtà la salsa come ballo tipico nasce a Cuba, deriva direttamente dal son, veramente ha varie evoluzioni, per cui prende un po' dal son cubano, un po' dalla pachanga, un po' da tutti quei riti tribali che esistevano all'interno dell'isola. E la versione più accreditata, da quello che ho capito, è che il nome salsa sia stato dato proprio dagli americani per identificare tutto questo crogiuolo di musiche. Benissimo, la salsa ha varie diramazioni, c'è la salsa venezuelana, la salsa cubana, la salsa portoricana, perché ovviamente i vari stili sono differenti. Oggi vediamo un'esibizione di salsa portoricana che è differente dalla salsa cubana che siamo soliti vedere perché questa esplosione di gioia viene in qualche modo delimitata. La salsa portoricana si balla in linea, la ballerina è sempre frontale al ballerino e quando si fanno le evoluzioni, quando si fanno le figure, comunque si ritorna sempre uno di fronte all'altro, seguendo appunto una linea. È molto elegante, viene ballata su musiche leggermente più lente perché ovviamente la bellezza di queste figure, l'armonia di queste figure deve essere
percepita nella sua totalità e ballata su un ritmo molto veloce, molte figure perderebbero appunto la loro eleganza, la loro bellezza. Vi lascio con questa bellissima e divertente esibizione di salsa portoricana, salutando dei cari amici di Faenza. Sono i Juanidos, un abbraccio a Michela Furia e Roberto Mariani. Buon ballo a tutti! No tiene cintura, la cucaracha no puede caminar. Si te pica un mosquito, brinca un poquito. Cuidado con el perro que está majadero. Canta mi gallo, kikirikiki. La culpa de todo la tiene el coquí. Dice mi gallo, kikirikiki. La culpa de todo la tiene el coquí. Dicen soso, si es que quiere traquear un poco. La picotea no tiene cintura, la cucaracha no puede caminar. Si te pica un mosquito, brinca un poquito. Y cuidado con el perro que está majadero. Canta mi gallo, kikiriki. La culpa de todo la tiene el coquí. Dice mi gallo, kikiriki. La culpa de todo la tiene el coquí. Sono certa che molti di voi che sono ballerini esperti di salsa avranno seguito peraltro queste bellissime e avvolgenti melodie, perché effettivamente quando parlo con voi, perché ci confrontiamo sul ballo, su quello che amate di più, sulle vostre preferenze, viene fuori da tutti voi che appena sentite questo tipo di musica scappa un sorriso, perché è proprio musica che letteralmente mette allegria. Benissimo, proseguiamo. Parlando di ballo, volevo spiegare a tutti voi che magari ancora non lo sapete che cosa hanno combinato gli amici che mi hanno scritto, di cui parlavo a inizio puntata. Sul nostro canale YouTube ci sono dei corsi di ballo interi, quindi proprio i corsi primi passi dall'inizio alla fine, interamente gratuiti per voi. E ci sono molti amici che stanno imparando la mazurka romagnola, perché c'è proprio il corso, ogni passo un video, quindi potete impararvi un passo alla volta, così come nel country, c'è cioè tutto il corso base di country line dance. Tutto questo gratuitamente disponibile sul nostro canale YouTube. Allora, appunto, gli amici che stanno imparando la country line dance, la mazurka, la salsa portoricana, la salsa cubana, perché tanti sono i maestri nostri amici che hanno dato questi bellissimi corsi gratuiti per voi, mi scrivono innanzitutto per fare i complimenti ai maestri, però alle volte mi scrivono anche per chiedermi: ma ho capito bene, questo passo lo devo fare così, non lo devo fare così. Allora, per me la cosa bella di questi corsi è che siano uno stimolo per voi per approcciarvi al mondo del ballo, come vi suggerisco sempre io ogni volta. Poi è ovvio che se vi piace, se vedete che vi muovete bene,
all'interno della vostra stanza, così magari siete timidi, siete riservati, avete paura di fare brutta figura. Quindi all'interno della vostra stanza, seguendo questi corsi, vedete che vi piace, che vi stimola, che avete voglia di imparare di più. È ovvio che dovete avvicinarvi ad una scuola di ballo, perché solo un maestro fisicamente vi può spiegare come muovere un passo, come tenere la mano, come dare la guida alla dama per farle fare una certa figura. Quindi questi corsi online devono essere soltanto propedeutici per voi, per farvi capire: sì, questa cosa mi piace, vado, perché se rimanete chiusi in una stanza, siete sempre da soli, chiusi in una stanza. Quando vi avvicinate ad una scuola di ballo, invece, entrate a contatto con una bellissima realtà che può diventare un gruppo di amici, una seconda famiglia. Tantissimi sono i commenti che mi arrivano da voi. Da chi si è già iscritto ad una scuola di ballo, chi si è già avvicinato ad una realtà di ballo, quindi davvero fatelo perché vi cambierà la vita. Ed ora andiamo dalla nostra maestra Cristina Vezzani e ripropongo un ballo che ho proposto già qualche mese fa, ma che mi è stato richiesto, la famosa pizzica, peraltro con questa coreografia davvero elegante. Buon ballo a tutti! Ed ora parliamo di pizzica, ringraziando la maestra Cristina Vezzani e ricordando che se volete a casa vostra il DVD con le sue coreografie e con la scuola di ballo, perché ci sono anche i video tutorial dove lei insegna con la sua viva voce i singoli passi delle varie coreografie,
non dovete fare altro che telefonarci a questo numero. Il tutto 12 euro, compreso spese di spedizione, direttamente a casa vostra. E vi ricordo che c'è anche il regalo, il CD con tutte le musiche. Benissimo, vado avanti. La pizzica mi è stata chiesta da molti di voi che ci seguono dal sud Italia. Il nostro meraviglioso sud, con questo fantastico sole, questi odori, questi sapori meravigliosi. E le voci sono discordanti. Allora, io ho cercato ovviamente in internet, quindi chiedo venia se le informazioni che ho non sono totalmente corrette, ma volevo riassumervi un attimo. In realtà la differenza, mi è stato spiegato che la differenza fra la pizzica e la taranta è che la taranta è il ragno, la pizzica invece è il ballo che è stato creato appunto sulla taranta. Allora, la leggenda vuole che i contadini durante la raccolta venivano punti da questi ragni che salivano sotto le gonne delle contadine e le beccavano nelle gambe, per cui c'era questo movimento che era appunto questo scatto per liberarsi dal ragno dopo aver sentito il dolore della puntura. E da questo movimento così scattoso è nata la pizzica, quasi una danza propiziatoria contro appunto questi becchi di ragno. Sta di fatto che è una danza davvero molto ricca, molto particolare, molto amata, soprattutto in Puglia, alle sue origini. In Puglia c'è addirittura una volta l'anno la notte della Taranta, dove arrivano da tutta Italia migliaia e migliaia di persone, appassionati ballerini o anche soltanto curiosi, con tantissime celebrità presenti. Come avete visto dalla nostra maestra Cristina Vezzani, è anche un ballo estremamente divertente da ballare e soprattutto semplice, così è alla portata di tutti. Vi invito quindi a impararlo e a ballarlo nelle prossime volte che ve lo proporremo. E ora, dalla tradizione pugliese, ci spostiamo e andiamo in Messico. Prendiamo l'aereo, andiamo dal nostro amico Carlos Hernandez, più precisamente a Zacatenas. Questi sono i Vaqueros de Platas, un gruppo amico che ci ha regalato questa bellissima coreografia colorata, direi, appositamente per noi. Questa è una country line dance che sicuramente chi di voi sta facendo il nostro corso di primi passi sul nostro canale YouTube riuscirà a seguire con estrema facilità. Pertanto, buon ballo a tutti! Of us crammed into that truck of mine, paying no attention to the highway signs. 90 mile an hour toward the county line. Oh, quick sack 12 pack back again. It's a P-double-E-double-R-U-N. My buddies and their babies letting down their hair. As long as we're together, it don't matter where. Ain't got a lot of money, but we just don't care. Knowing that the fun is in the getting there. Aztec long necks, paycheck spend. Oh, it's a P-double-E-double-R-U-N. Oh, I can't stop thinking what the hell they were drinking when they made this county dry. I got a week long thirst, and to make it worse, Lord, it's my turn to carrying on. We loaded up the wagons and we headed home. I guess half a dozen cases doesn't last that long. Come tomorrow morning, it'll be all gone. Yeah, let's turn around and leave town sounds again. Like a P-double-E-double-R-U-N. Hey, like a P-double-E-double-R-U-N. Thank you.
Un grazie agli amici di Zacatecas, Messico, grazie a Carlos Hernandez e proseguiamo nel nostro pellegrinaggio fra le varie discipline di ballo, perché a noi, diciamocelo, il ballo piace tutto in ogni sua forma, perché il ballo fa bene, fa stare bene, fa divertire, il ballo è vita. Andiamo dal Messico in Brasile e parliamo finalmente anche della samba, in realtà si dovrebbe dire il samba. Per sentire per la prima volta questa parola, appunto samba, si deve risalire al 1838, dove appunto un articolo sul O Capoeira, che era il loro giornale d'epoca, parla del ballo. Le origini sono afroamericane e sembra che la parola samba derivi da semba, che vuol dire proprio panciata, tratto proprio dai movimenti particolari di questo ballo. Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale entra in Europa e diventa famosissimo. Noi non parliamo di samba comune, ma parliamo di samba come una delle cinque discipline della danza sportiva, danze latinoamericane, e qui ce la godiamo in un momento di grande sport, perché sul campo di gara noterete grandi campioni mondiali. Buon ballo a tutti! Beh, io quando penso al samba penso alle nostre feste di carnevale dell'ultimo dell'anno, quando ci uniamo tutti in trenino e avanziamo divertendoci, perché sono davvero musiche allegre, melodiose, divertenti, affascinanti, e non puoi stare fermo seduto quando parte un samba. Benissimo, prima di proseguire con il prossimo video, doverosamente mi fermo un attimo e ringrazio tutti gli amici che mi stanno seguendo su Spotify e su YouTube Music, iTunes. Sono davvero molto contenta, sia che vi piacciono le mie canzoni, grazie, è un piacere che le ascoltiate, vi chiedo di condividerle agli amici, perché più siamo e più ci divertiamo, visto che sono tutti brani davvero pieni di allegria. E devo dire che ringrazio gli amici che ci seguono dall'estero, perché li stanno ascoltando e mi fa davvero tanto piacere. Sono molto contenta che la nostra musica, la nostra allegria arrivi anche fuori dai confini della nostra bella penisola. Inoltre ringrazio anche tutti gli amici che mi seguono sempre su Spotify, su iTunes, su YouTube Music per quanto riguarda le mie favole. Io come passione adoro i bambini, lavoro con i bambini, ho scritto un libro per bambini e le mie favole appunto attualmente sono su Spotify, quindi mi fa piacere ricevere i vostri commenti, e per chi di voi ancora non lo ha fatto, aspetto volentieri i vostri commenti, mi fa piacere sapere che cosa ne pensate. Andiamo avanti allora con il nostro ultimo video a questo punto, visto che siamo quasi alla fine della trasmissione, e dopo tante bellissime discipline dedicate ai grandi, io vorrei finire con un momento di dolcezza, perché il ballo è bello sia da adulti, ma è bello anche da bambini, anche se magari ancora le nostre mosse non sono prettamente precise o sicure, anche se magari ci guardiamo il bimbo vicino per vedere se stiamo facendo la stessa cosa. È fondamentale ballare fin da piccoli per avere un buon coordinamento motorio, e quindi chiudo con questa pillola di dolcezza, certa che sicuramente vi strapperò un sorriso di tenerezza. Buon ballo a tutti! But he ain't
Questa bellissima coreografia su questa musica davvero importante, che sicuramente avrete riconosciuto tutti, è opera della maestra Loretta Barelli della scuola Salsa Caribe Dance di Ravenna. Dolcissime davvero queste ballerine in erba. Auguro loro di proseguire nella scuola di ballo, perché davvero, come dico sempre, ballare fa bene, è divertente, è vita, ma ormai sono troppo ripetitiva. Io vi aspetto sul nostro canale YouTube, anzi condividetelo con gli amici, perché chi condivide musica condivide vita. Vi auguro ovviamente una settimana di musica e ballo, perché vuol dire sole, allegria e divertimento, e vi aspetto sempre così carichi al prossimo appuntamento. Io intanto cercherò degli altri meravigliosi video da condividere con voi. Un abbraccio, ciao!